Salve ragazzi, avete spacchettato e non avete trovato niente? Siete nel posto giusto. Allora ragazzi, basi della compravendita e come far crediti su FC25. Come vedete io ho già fatto 116.000 crediti partendo da zero, perché nei pacchetti iniziali o nei FIFA Point, negli FC Point adesso, non è uscito praticamente niente. Se non avete trovato nulla e state partendo completamente da zero, avete due scelte: o partite subito col trading, ma vi servono almeno, e secondo me la base, 10.000 FC Point per poter cominciare a movimentare qualcosa, o classico sistema dei pacchettini bronzo. Pacchettini, come sempre, ci dà la possibilità di vedere un'anteprima, non si sa mai, facciamolo, magari c'è qualche giocatore che vale crediti e vale la pena acquistare il pacchettino. Ma ne dubito, potrebbe smentirmi adesso, ma non penso proprio. Werner, non è male, non è male. E allora, come vi dicevo, per iniziare a fare i primi crediti, i primi 10k, possiamo usare il metodo dei pacchettini bronzo. Perché pacchettini bronzo? Perché ci sono tutte le sfide iniziali, le sfide creazioni base, che ti richiedono un sacco di giocatori bronzo. Quindi andiamo a comprare per 750k, 750 FC point, pacchettino. Allora, la maggior parte, questi vanno tutti scartati. E già abbiamo recuperato 272 crediti. Andiamo a fare subito un confronto prezzo, ma la maggior parte, ragazzi, di questi si muovono intorno ai 200, a parte qualche bronzino raro. Perfetto, andiamolo a mettere tutti a 200, ragazzi. Ovviamente non è una vendita che viene fatta subito, ragazzi. Di solito questi vanno comprati, vengono comprati a scadenza. Perché? Perché nel momento si fanno le SBC, si fanno le sfide creazione, praticamente chi fa le SBC e serve, a cui serve un giocatore bronzo, se lo va a trovare qui in scadenza, praticamente lo va a comprare. Fatto questo, quindi se partite da zero, ragazzi, riempite tutti e 100 gli slot disponibili con i bronzini. Nel giro di qualche ora riuscite già comunque a movimentare qualcosa, se partite completamente da zero. Andiamo a prendere un altro. Ovviamente così facendo, per ogni pacchettino 100-400 crediti, se finisce bene ovviamente. Questo è un raro. Già questo va via a 300, però siccome a noi interessa poco, mettiamo sul mercato. Tutto il resto, ragazzi, va scartato. Non provate a vendere sta roba perché è completamente inutile. Allora ragazzi, una volta raggiunti come minimo quei 10.000 FC point, possiamo cominciare a muoverci sul mercato. Ovviamente ci sono anche delle tempistiche da andare a rispettare, sia per acquistare sia per vendere. Si deve prediligere l'acquisto durante le fasi di spacchettamento, quindi c'è stato il boom il giorno 20, ce ne sarà un altro il giorno 27 in cui molta gente spacchetterà, i prezzi si abbasseranno, ma poi tenderanno a rialzarsi nel momento in cui tutti questi nuovi giocatori devono farsi la squadra, faranno le prime sfide creazione rosa e così via. Quindi con i primi crediti vi consiglierei di andare su dei giocatori da comprare a prezzo di costo, significa 600, 700, 700 FC point al massimo, che vanno a essere rivenduti tra gli 800 e i 1000.
Ovviamente sono sempre delle movimentazioni molto piccole, ma perché comunque già partiamo da dei crediti molto bassi, quindi non possiamo cominciare a comprare giocatori da 1000, 1500, 2000 crediti, perché altrimenti ne compriamo 2, 3, non facciamo niente, non riusciamo a mobilitare niente. Il nostro obiettivo è riempire tutta la lista dei giocatori da trasferire e fare movimentare il più possibile i crediti. Quindi andiamo a fare un esempio, ragazzi. Faccio vedere intanto quello che sto facendo io. Come vedete, tutti i giocatori acquistati ieri e rivenduti praticamente tutti. C'era ancora qualcuno da vendere, ma in scadenza questi si venderanno tranquillamente. Andiamo a vedere. Molti comunque saranno rilanciati, ma alcuni riusciamo a prenderli ugualmente. Quindi questo Morosic, per esempio, andiamo a metterlo a 900 crediti, l'abbiamo acquistato a 600, già abbiamo un guadagno pulito di 250 crediti. Una volta fatto questo, io cerco di insegnarvi, ragazzi, il sistema. Potete attuarlo con qualsiasi giocatore, ragazzi. Non ci sono giocatori che non possono essere movimentati. Tutti i giocatori sono buoni, quindi per esempio Marusic, prendetelo come riferimento, dico però non fossilizzatevi su questi giocatori, perché comunque se poi compriamo e vendiamo tutti gli stessi giocatori, ovviamente non andiamo a fare niente. Come cercare, come usare i filtri del mercato, ragazzi? Concentriamoci su quei giocatori che sono sempre molto importanti per le sfide creazioni rosa e che non hanno tanti cambi ruoli, che non possono avere più tantissimi ruoli e non ce ne stanno tantissimi nella massa dei giocatori. Quindi, che ne so, andiamo a fare terzino destro. Campionati sono sempre i soliti, ragazzi: Premier League, Bundesliga, Italia. Andiamo a fare Bundesliga, per esempio. Oro rari, perché già partiamo dalla base alta. Andiamo a vedere cosa c'è di compra subito interessante. Questo, per esempio, il giocatore, vedete, sta per essere movimentato. Comunque c'è qualcosa. Anche Mukiele. Andiamo a cercare Mukiele. Vediamo che prezzo fa Mukiele, ragazzi. Mukiele. Ovviamente ci deve lasciare un margine di guadagno, ragazzi. Quindi, se il compra ora, vedi già, questo è un compra ora a 950, ragazzi, che viene venduto all'incirca in un'ora, 49 minuti. Questi sono gli ultimi a 10 minuti che sono qua. Però significa che questo giocatore viene movimentato. Quindi vediamo a quanto si vende subito. $850 è il limite, ragazzi. 850 è il limite. Se abbiamo già 10K disponibili e una buona soglia da cui partire. Quindi andiamo a fare delle aste. Ovviamente dobbiamo cercare di comprarlo al minimo possibile. Quindi fino a 650, ragazzi, ci possiamo spingere. Andiamo a piazzare tutte delle offerte su questo giocatore a 650. 600. Altra cosa importante è fare il tagliafuori sui filtri degli altri. Quindi, se noi abbiamo deciso già di comprarlo a 350 e venderlo a 900-950, conviene partire subito con un'offerta da 650. Così cosa succede? Che se un altro giocatore mette il filtro a 600, non visualizza quelle della nostra offerta a 650 e quindi, non visualizzandolo, non gli viene nemmeno la tentazione di andare a rilanciare sulla nostra offerta. Altra cosa che vi consiglio è di non focalizzarvi solo su un giocatore, ma di provarne altri sempre con questo metodo. Potete fare sui difensori centrali, sui DC, sugli AS, sugli AS, sui mediani. Potete farlo su qualsiasi ruolo del campo, però quelli che di solito rendono sempre di più sono i difensori centrali e gli esterni, sia terzini che avanzati. Quindi provateli in diverse salse e vedete un po'.
Quindi oltre a Michele possiamo provare altri giocatori, magari andiamo a cambiare anche, andiamo sulla Premier League. Potete farlo con qualsiasi campionato, ragazzi. L'importante è che siano giocatori che magari non tanto utilizzabili per la squadra, ma più che altro per le sfide creazioni, quindi che abbiano delle determinate nazionalità, francesi, spagnoli, brasiliani, portoghesi, italiani, sono quelli più utilizzati, ragazzi, quelli più ricercati dai giocatori e che giocano in diversi campionati. Soprattutto, che ne so, uno spagnolo che gioca in Spagna, uno spagnolo che gioca in Italia o un francese che gioca in Inghilterra e così via. Pedro Porro, come vedete, si muove, però penso che sia un giocatore utilizzato per le squadre, non tanto per le sfide creazioni. Perché comunque è 83 di overall, 82 di velocità, 78 di difesa. Quindi comunque, ragazzi, i primi passi iniziali sono questi. Andare a movimentare quei 250-300 a carta. Intanto perché vi dà la sicurezza in caso di un crollo del mercato di non andare a perdere troppi crediti, ma in più vi permette di acquisire esperienza per poi fare lo step successivo, perché nel momento in cui cominciamo a avere quei 20.000, 30.000, 40.000 crediti, possiamo andare a giocare, metaforicamente parlando, su carte da 1.200, 1.300, 1.500 fino a 2.000, che ci permettono di avere un guadagno superiore, quindi andiamo a fare già 500, 600, 700 a carta, anche 1.000 a carta in base alla situazione. Tipo, possiamo provare adesso Trippier. No, Trippier, ragazzi, non ci lascia margine di guadagno, quindi lo sconsiglierei totalmente. Pedro Porro. Ovviamente, prima mossa da fare, ragazzi. Controllare sempre il prezzo del compra ora. 1.200. 1.200 già ci lascia un buon margine. Quindi possiamo prenderlo anche a 800, ragazzi. Anche 800 non è male. 850. Come vedete qui già hanno piazzato delle offerte. Vi ricordo sempre il discorso del tagliafuori, ragazzi. Io qui sto facendo un esempio. Però sarebbe consigliato già prenderlo 850 e tagliare tutti quelli che vogliono acquistarlo a un prezzo inferiore. Ovviamente, ragazzi, molte di queste offerte al momento ce li rilanciano. Però vedete, magari questo Mukiele possiamo riuscire a prenderlo anche a questo prezzo per poi rivenderlo a 850-900. Possiamo anche flipparlo. Flipparlo che significa? Metterlo anche a un prezzo superiore a quello del compra ora, quindi che sono 900, noi lo mettiamo a 950-1000, perché molto spesso sono acquisti che vengono fatti di impulso per vari giocatori che devono completare le SBC. Quindi se lo ritroveranno a compra subito, subito in scadenza anche, quindi nella prima della lista a 1000, non hanno voglia di aspettare o di cercare e lo compreranno. Quindi dobbiamo lavorare, ragazzi, sulle quantità, che significa tante carte da un guadagno magari ridotto, perché comunque partendo da 10.000 non potremo comprare tantissime carte, ragazzi. Man mano che aumentiamo i crediti, riusciamo ad acquistare molte più carte. Quindi andare a fare un guadagno già di 200-300 a carta su un totale di 100 carte vendute, già capiamo che andiamo a fare quei 20.000 crediti, 30.000 crediti, che ci permetteranno di fare lo step successivo. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi piacciono altri video come questo la prossima volta porteremo un video con un livello di difficoltà maggiore andando a lavorare su carte da 3.000, 4.000, 5.000 crediti. Per il resto ragazzi ci vediamo in live, una buona giornata a tutti, ciao belli!